È il giorno dell'occupazione del Santa Croce di Fano e questo è quello che il Comitato in sua difesa chiedeva e sperava da tempo, ovvero un'unione di tutte le forze cittadine, sindaco e autorità in testa nella giusta battaglia dei cittadini per il diritto alla salute. Guidati dal consigliere comunale Giancarlo Danna, hanno occupato pacificamente l'ospedale sin dalle prime ore del pomeriggio. Con l'intento di non creare disservizi, vogliono salvare il nosocomio fanese dalla situazione che sta attraversando, composta da lunghe liste d'attesa e da difficili condizioni in cui operano i medici e il resto del personale. Abbiamo avuto un riscontro perché ci sono delle persone che stanno dando l'adesione che a noi interessava, cioè quella di fare dei turni per tenere viva la situazione 24 ore al giorno. Ci siamo messi qui in un punto, prima all'esterno, adesso all'interno, per creare il meno disturbo possibile. Il nostro presidio andrà avanti il più possibile o il meno possibile, dipende dalle risposte che avremo. Nei prossimi giorni ci saranno dei consigli comunali all'interno dei quali si parla dell'ospedale Santa Croce. Vediamo se tutti gli impegni che tutti i partiti si sono presi in questi mesi di campagna elettorale poi si concretizzano, non tanto in un documento comune, ma in una forte sensibilizzazione, presa di posizione nei confronti della Regione per dire che Fano ha tutto il diritto di avere il suo ospedale insieme a quelli dell'entroterra e non si può andare avanti in questa maniera, privando una città di 60.000 abitanti di una struttura importante come questa a vantaggio di Pesaro. Quindi, come dice il vostro slogan, più servizi e meno disagi. Più servizi e meno disagi. La questione della lista d'attesa è arcinota a tutti. Adesso, oltre alla lista d'attesa, ci troviamo anche con dei disservizi. Per alcuni reparti sono stati spostati a Pesaro, alcune patologie vengono curate solo a Pesaro e soprattutto le persone anziane, quelle che magari hanno più problemi e che sono comunque autosufficienti e che possono usufruire di un servizio vicino a casa, arrivando perfino in bicicletta o a volte a piedi, e oggi si vedono costrette a rivoluzionare la propria vita per avere dei servizi essenziali dopo una vita di sacrificio.